in attacco Corameini, buona difesa di Bologna, finta il tiro Tomassini, un'incertezza, scorrono i secondi, la tripla di Tomassini, l'errore Allegretti, riesce a servire Bowers, poi l'interferenza da parte di Sanichiz, è bello il gesto atletico di Sanichiz, ma netto l'infrazione, al posto di Sanichiz, tra l'altro con il numero Bowers, intanto il canestro 2 su 2, reporting, si gira, l'errore, il rimbalzo di Bowers e salta, tanto per terra Slay, si rialza, compagni lo aspettano, Reyer che ha 3 lunghezze da recuperare, 6:23 al termine del secondo quarto, Clark, il taglio di Bowers e il canestro. È arrivato fino a qui il rumore del contatto sul braccio. Non mancano 6:19 al termine del secondo quarto. Assegno Bowers, parità 33-33. Due falli per lui. Più 3 Virtus, ma 2 tiri liberi per Bowers. Assegno con il primo, 1 su 2 per lui. Più 13 Virtus, quando siamo quasi alla metà del terzo quarto, 5:24 per l'esattezza al termine della terza frazione. Slay intanto, palla per Bowers contro Sanichiz, lo batte in velocità e subisce il fallo, anzi no, non c'è fallo, solo canestro dilettante fino alla massima serie. Causin in campo qui all'Unipol Arena, in attacco Venezia, Causin gli fa vedere Bowers, riceve, buono il blocco di Shevchik, Bowers l'appoggio e il canestro, sono i suoi canestri questi. Bowers poi fa confusione, non si intende con Shevchik, ora un po' di nervosismo tra i giocatori veneziani. Clark per Bowers, la schiacciata, time out che era stato richiesto da Andrea Mazzon, scelta giusta, batte in velocità il lungo e va a segnare. Clark alza la parabola, l'errore, Clark fuori per Bowers, da 3 punti il canestro di Bowers. E Venezia che davvero ha 7 vite, ha goduto forse di troppa libertà nell'area colorata, ma è stato molto reattivo, molto presente anche in difesa sui giochi a 2, ha dato una gran mano agli esterni. Altra tripla di Bowers,